È quello dell'ENI un piano credibile? È credibile che la chimica italiana possa passare in mani straniere senza che ciò comporti un'occasione di crescita, ma al contrario di ridimensionamento? Queste sono solo alcune delle domande rivolte al governo a cui chiedono risposta alle RSU, i sindacati e i lavoratori di Saipem e Syndial del gruppo ENI che questa mattina hanno manifestato di nuovo davanti ai cancelli della sede fanese in via Tognolo a Bellocchi di Fano. Hanno scioperato e presidiato dalle 9 alle 11 l'ingresso dell'edificio. È un'azienda che nel territorio italiano investe circa 6 miliardi di ricavi. Quindi se pensiamo che per far ricrescere il paese, far ripartire il paese, abbiamo bisogno di investire disincentivando, perlomeno più che disincentivando, uscendo dal paese Italia e andare a delocalizzarsi, andare in altri paesi, la crescita a lungo termine come facciamo a vederla, mi chiedo, se non investiamo nel nostro paese? Nonostante gli ultimi incontri con i vertici dell'azienda avessero fatto ben sperare, confermando l'alto livello strategico per le attività di riferimento, il timore per la perdita dei posti di lavoro non si placa. Il clima infatti è tutt'altro che sereno. Durante il presidio sono stati distribuiti alcuni fogli in cui vengono elencate le preoccupazioni sul futuro occupazionale di circa 1200 dipendenti. In uno di questi comunicati salta all'occhio il titolo, evidenziato in rosso, basta bugie. Più in basso invece una frase che racchiude le loro richieste. Le parole non bastano più, vogliamo i fatti, chiarezza e garanzie. L'atteggiamento è quello chiaramente di cercare di tranquillizzare, ma poi nei fatti, nella concretezza, si realizzano decisioni senza troppa pubblicità, che comunque fanno pensare ad uno smembramento, uno spezzatino e una ricomposizione all'interno del gruppo che ci preoccupa seriamente. RSU e i sindacati denunciano ancora una volta le intenzioni del gruppo ENI di abbandonare il nostro paese, concentrando le attività solo sull'esplorazione di gas e petrolio. La nostra posizione è quella di non mollare, di non volere assolutamente sottostare a un piano industriale che possa prevedere dei posti di lavoro a rischio. La nostra volontà è quella di monitorare per far sì che l'eccellenza della qualità che viene prodotta soprattutto in questo stabilimento e della competenza del know-how tipico della produzione italiana venga tenuto in debita considerazione, non venga assolutamente messa a rischio per altre tipologie di scelte.